Reddit, uno dei siti più visitati al mondo e più scaricati. Reddit è un posto dove puoi trovare comunità di ogni genere, da meme a cose molto inquietanti. Reddit, al contrario di altri siti che censurano in generale le cose inappropriate, è un posto che consente un livello extra di immersione che non può essere trovato in nessun altro social media. Visto che è impossibile fare i propri profili di Reddit privati, tutti possono vedere la cronologia dei post e delle risposte di tutti. Questo concetto, unito col qualunque cosa che possa essere condivisa da un utente, ci permette di avere un occhio interno sulle vite delle persone dietro il semplicissimo username. Molto spesso queste opportunità che ci offre Reddit sono molto intriganti. Per questo concetto della non privacy, molti utenti decidono di fare account di Reddit usa e getta, in inglese throw away, col solo scopo di interagire con un post senza mostrare agli altri utenti che lo hai scritto tu. È fatto principalmente dalle persone per mantenere un po' di privacy oppure per dire storie imbarazzanti. Stanotte discutiamo di un account usa e getta che ho scoperto recentemente col nome di Throwaway 181718. Circa 2 anni fa scrissero riguardante la loro incredibilmente bizzarra esperienza con un culto. Essendo completamente affascinato dalla storia, ho deciso di fare un po' di ricerche e ho trovato tante belle cose. Vi sto per portare in un viaggio per culti e cose davvero, ma davvero strane. Vi narrerò la storia prima di teorizzare cosa può essere successo a questo utente. Vi ricordo anche che soltanto una persona su 10 delle persone che guardano i miei video è veramente iscritta a questo canale. Quindi, se ti piace questo video e ne vuoi vedere altri, considera l'opzione di iscriverti e di attivare la campanellina delle notifiche per ricevere una notifica quando pubblicherò. Entrambe sono gratis e vorrei arrivare ai 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ora basta con le chiacchiere e incominciamo. Adesso tenete gli occhi aperti perché è il momento di investigare sul mistero irrisolto di un utente che è scappato da un culto. La nostra storia comincia il 29 di gennaio del 2017. Quella notte un utente Reddit col nome di Throwaway 181718 ha fatto un post sul subreddit delle confessioni col titolo «Sono stato in un culto», in inglese «I was in a cult». Spiega in grande dettaglio la sua bizzarra esperienza sul come è entrato in questo campo estivo per persone con qualche problema mentale. Ora, nota a margine, non ho mai fatto nessuna narrazione di storie sul mio canale, ma per avere l'intera immagine della vicenda vi presenterò la sua breve storia nella sua integrità. Quindi prendete i popcorn perché la storia sarà molto lunga. Sono stato in un culto. Prima di tutto vi chiedo scusa per il mio anonimato. Non voglio che qualcuno possa trovarmi, ma non ho mai detto a nessuno questo. Ho soltanto bisogno di sfogarmi. 3 anni fa soffrivo di depressione, ho fatto terapie e terapie di gruppo. Un giorno, nella mia terapia di gruppo, il nostro terapista ci ha detto che c'era un uomo che voleva parlarci. Lo chiameremo Bob. Bob ci ha parlato in modo molto amichevole e al nostro livello, quello di dei teenager molto vulnerabili. Ci ha parlato di una vacanza per la terapia di gruppo, una specie di campo estivo. Ha spiegato che sarebbe stato completamente gratuito visto che la nostra scuola ci avrebbe pagato il viaggio e che sarebbe durato 5 settimane. Non tantissime persone erano interessate, ma ho deciso di chiedergli delle domande dopo la sessione. Mi ha detto che il punto principale della vacanza era farsi nuovi amici e divertirsi durante il continuo della terapia. Gli ho chiesto dettagli ma non mi ha dato la sua carta di credito, per questo io ho dato la mia. In modo molto stupido gli ho dato anche il mio numero di telefono, email e indirizzo di casa. La notte dopo, mentre parlavo con i miei genitori, Bob ci fece visita a casa. Spiegai tutto ai miei genitori e mio padre lo fece entrare. Ha detto che sarebbe servito un sacco per la mia salute mentale e che sarebbe stato completamente gratuito. I miei genitori a questo punto diedero il consenso. Il giorno dopo ho visto Bob con altri miei coetanei. Bob era molto entusiasta e tutti erano eccitati. Bob ci ha spiegato che nel nostro primo giorno avremmo fatto una zattera per fare team working con gli altri.
Arrivati al campo, era gigante. Appena scesi dal bus, tutti dovettero fare un check-up psicologico. Bob ci disse che era per la sicurezza di tutti. Quando siamo arrivati, non abbiamo trovato le nostre valigie, così abbiamo pensato fossero in camera nostra, e invece non erano neanche lì. Ho chiesto a Bob dove fossero e lui ha risposto che non erano ammesse, come non erano ammessi i cellulari. Ha chiesto di dargli i nostri cellulari, ma io e i ragazzi nella camerata abbiamo rifiutato e Bob rispose che ha scritto nel contratto che abbiamo firmato. Quindi, un po' forzati, abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci hanno dato queste strane tute da ginnastica da indossare per non rovinare i nostri vestiti. Abbiamo fatto qualche attività ed è stato divertente. Poi è arrivato il pranzo. Prima che qualunque cosa cominciasse, uno dello staff, tra mille virgolette, ha detto a tutti di pregare. Non sono religioso e nel contratto non c'era niente di religioso, quindi ero un po' confuso. Ha detto che dovremmo ringraziare gli dèi per averci portato qui insieme. Pensavo a questo punto fosse soltanto una preghiera semplice come quelle che si fanno a scuola. Più tardi siamo a dormire e un leader, chiamiamolo Todd, è entrato e ci ha forzato a dormire con le tute da ginnastica. Le abbiamo messe e appena se n'è andato le abbiamo tolte. Era estate dopo tutto. I giorni erano quasi la stessa cosa. C'erano attività divertenti, ma sempre con leader comportandosi in modo molto strano. I maschi e le femmine non potevano parlare tra di loro e per nuotare dovevamo usare le tute da ginnastica. A ogni passo bisognava pregare e i leader ci continuavano a dire cose tipo «I dèi ci mostreranno la via per la fine». E onestamente mi stavo un po' spaventando. Facemmo sempre attività eccitanti, ma alcune erano anche noiose, tipo meditazione. E ci hanno detto anche che se avremmo voluto stare dopo le 5 settimane, potevamo. Un pomeriggio ho chiesto a Bob se potessi chiamare casa e ha detto che è già stato detto alla famiglia che sto bene e che sono felice. Ho cercato di spiegargli, ma insisteva sul fatto di non lasciarmi chiamare la mia famiglia prima delle 5 settimane. Non sapevo dove avessero messo le mie tute da ginnastica, quindi non avevo nessun modo per contattarli. Quel pomeriggio, però, c'era un evento attorno al fuoco. Ero integrato con una sessione di terapia di gruppo. Ho chiesto di usare i bagni nella struttura principale e sono scappato. C'era un piccolo ufficio con un telefono che ho usato per chiamare casa. Ho detto a mia madre cosa stava succedendo e ha detto che sarebbe subito venuta a prendermi. Appena ho chiuso il telefono, cercai il mio cellulare, ma Todd entrò nell'ufficio e mi beccò mentre lo facevo. Mi ha buttato fuori e mi ha urlato sull'avere disobbedito le regole. Mi ha riportato in mezzo al gruppo e ha detto agli altri leader la cosa davanti a tutti. I leader erano arrabbiati e ci mandarono a dormire senza cena. Todd però non sapeva che nel momento in cui lui uscì dall'ufficio per andare a dormire, io entrai e rubai il mio cellulare. Messaggiai mio padre che ha detto che stavano arrivando. Poi mio padre mi ha scritto «Siamo fuori, esci!». Così corsi più forte che potevo mentre Todd, che se n'era accorto, mi inseguiva. Mio padre esce dalla macchina e chiude in macchina me con mia madre. Todd disse che non posso uscire prima delle 5 settimane e che aveva firmato un contratto. Mio padre rifiutò e nonostante quanto Todd tentasse di rubargli le chiavi dalle mani, riuscì ad entrare e a portarci a casa. A casa ho detto tutti i miei genitori. La mattina dopo Todd si presentò davanti a casa mia dicendo che non se ne sarebbero andati fino a che non sarei tornato da loro. Così mio padre chiamò la polizia. Non ho mai lasciato casa per il resto dell'estate e il primo giorno di scuola sul bus sentivo continuamente le voci di Todd e gli altri. Appena scesi dal bus notai che non era una semplice illusione, ma loro erano lì. Veramente, e nonostante io corsi più forte che potevo, erano in 10 e mi hanno bloccato. Per fortuna qualcuno lì vicino ha chiamato la polizia. Un po' di uomini sono arrivati lì e hanno cominciato una rissa tra di loro, lasciandomi scappare dentro casa mia di nuovo e chiudermi a chiave. I leader sono stati arrestati, ma la settimana dopo un nuovo gruppo si è mostrato davanti a casa mia. In seguito ci siamo trasferiti, ho lasciato la scuola e sto per iniziare una nuova vita. Non viviamo in completa protezione, ma usiamo false identità per farli smettere di credere. Non viviamo in completa protezione, ma usiamo false identità per farli smettere di cercarci. I miei genitori erano in contatto sempre con la scuola e con la polizia. La polizia ha detto che avrebbero cominciato un... La polizia ha detto che avrebbero cominciato un'investigazione mentre Todd si è tolto la vita mentre era in prigione. Non so più di questo, ma spero che tutti nel mio gruppo stanno bene.
Questa è la storia di Throwaway 18178. Come ti saresti aspettato, un sacco di speculazioni arrivarono. Da una parte c'erano molte persone che credono che questa intera storia sia falsa, e dall'altra persone che credono alla storia. Ora, indifferentemente da quello che pensi riguardante questa storia, c'è altro. Ti ricordi quando ti ho detto che Reddit ci permette di vedere la cronologia? Questa è la chiave. Andando sul suo profilo possiamo scoprire alcune cose interessanti scoperte in un commento che va direttamente sotto il suo post. Dice che avrebbe dato degli aggiornamenti rispondendo alle domande. In seguito a questo lui ci dà 5 punti contenenti. Primo, in risposta a tutte le domande sul mio telefono, ovviamente prima di darlo l'ho spento, quindi il cellulare era ancora carico. Secondo, non ho sentito notizie da nessuno dei teenager dopo che sono scappato. Terzo, qualcuno di voi ha indovinato il mio paese di origine, ma comunque non voglio dare troppe informazioni. Quattro, il motivo per cui non voglio dare nomi e cognomi è perché potrebbe interferire con la investigazione della polizia. 5. Quando ho detto che abbiamo cambiato identità, intendiamo che abbiamo cambiato soltanto i nostri nomi e solo i nostri parenti più stretti lo sanno. In seguito ha risposto anche ad altre domande, ma non è quello che ci interessa. Dopo tutto ciò però, possiamo vedere un incredibile strano post che ha fatto nel subreddit dell'aiuto col titolo «Come cancello un messaggio che ho postato?». Il primo commento è stato da uno staff del subreddit, il secondo da una persona che stava seguendo la storia. E poi ha sganciato la bomba. Il 3 di febbraio, un ultimo aggiornamento sul suo post originale. Questo non è vero. Facevo parte di un gruppo di terapia specializzato in aiutare teenager con problemi mentali. Non era un culto. Ho deciso in seguito di rientrare nel gruppo e non risponderò a nessun'altra domanda. E questo è tutto. Ovviamente il commento è stato sotterrato con soltanto 4 risposte, ma da come si può chiaramente notare, sembra come se una terza parte stava rispondendo alle accuse che erano state fatte nella storia. Sembra, almeno a me, che Throwaway si sia espresso molto bene, perché dovrebbe uscirne dal nulla dicendo che non era vero? C'è qualcosa che non va. Con tutto questo possiamo arrivare a 2 teorie. Una di queste che la storia è reale e che il suo account è stato preso da un leader, o la seconda che tutta questa storia sia una farsa. Concentriamoci sulla prima teoria. Diciamo che questo è reale. È stato forzato dentro il programma e il suo telefono è stato preso di nuovo. Ok, ma quale organizzazione avrebbe potuto fare ciò? Ora potrebbe sembrare un semplice culto religioso, ma comunque non sono riuscito ad approfondire nessun caso specifico riguardante i campi estivi che si connettono tra loro. Sembra molto difficile collegare questo account usa e getta a uno reale, ma non fa mai male provare. C'è un gruppo di cui voglio discutere, un culto, e sembra che potrebbe facilmente essere il sospettato numero uno. Se andiamo indietro nei commenti del suo post originale, possiamo vedere che un utente ha lasciato un link ad un articolo, dicendo che la sua esperienza sembra molto simile ad alcune cose col nome di Teen Challenge. Dopo aver guardato un po' su loro, possono essere un potenziale sospetto. Da Wikipedia, la Teen Challenge è un network di massimi cristiani con l'intento di aiutare teenager su problemi mentali. Ora, questa organizzazione suona assolutamente legittima, è una missione innocente. Però se fai una piccolissima ricerca di Google sul culto della Teen Challenge, troverai decine e decine di post su questo gruppo che fa abusi in dei campi estivi. In un sito che parla di questo culto si trovano testimonianze, una data da un genitore di uno studente alla Gatewau Christian Military Academy. Loro dissero questo: gli han rasato i capelli quella prima mattina del 2008, gli han messo una arancione tuta da ginnastica e lo han fatto esercitare contro il buio. In un'altra testimonianza dissero: sono stato in una Teen Challenge a Pensacola, in Florida, per 2 mesi. Era un mezzo culto, un lavaggio del cervello. Ora possiamo avere delle somiglianze tra le testimonianze di queste persone e quella di Throwaway. Nonostante però Throwaway conferma che non vive negli Stati Uniti, visto che dice che nel suo paese non si può avere un'arma. Però anche Wikipedia conferma che la Teen Challenge è ovunque nel mondo, quindi non soltanto negli Stati Uniti. Ora vi elenco qualche nota presa dalle testimonianze della Teen Challenge che possono essere rimandate alla testimonianza di Throwaway. Collegate con la scuola. Toni e citazioni religiose.
Si dorme e si sta tutto il giorno in tuta da ginnastica. Ci sono attività come creare una zattera. Ora, dire che il suo profilo è stato compromesso da un leader e che in qualche modo l'ha forzato a rientrare, questo vuol dire che lo hanno aggressivamente cercato anche dopo il trasferimento. Molto probabilmente i genitori sono stati ricattati e questo vuol dire che il ragazzo sarebbe tornato al campo di nuovo subito dopo che il suo cellulare è stato preso. Mentre a favore della seconda teoria, cioè quella che tutta questa storia sia falsa, ci sono davvero tanti buchi di trama nella sua storia. Ma di tutto quel come posso eliminare un messaggio sembra molto fatto apposta, visto che chiunque con un minimo di conoscenza dell'internet sa eliminare un messaggio. In seguito dice che non ha mai lasciato casa per il resto dell'estate, però appena lo fa i leader del culto lo circondano. Quindi mi stai dicendo che tra tutte le persone che possono far parte a questo pazzo culto avevano un immorente messa a fuoco su di lui e soltanto lui. E se cerchiamo suicidi in prigione di leader di culti nel 2016-2017, non troviamo niente. Però ricordiamo comunque che le somiglianze tra le testimonianze della Teen Challenge e la storia originale sono evidenti. Però con la mancanza di verificabili evidenze date in questo post, è difficile dire esattamente cosa gli è successo e chi è stato. Questo è il mistero irrisolto di Throwaway 181718.